fine settimana intenso per il CSI, con una bella attività, con tanti ragazzi e tanti studenti. Sì, abbiamo una bellissima iniziativa, infatti domenica concluderemo l'iniziativa di attività motoria collegata a Sport & Go, cioè l'attività motoria continuerà presso le scuole, gli istituti qui di Fano, e però l'abbiamo domani, concluderemo questa attività istituzionale del Centro Sportivo Italiano che si chiama appunto Sport & Go per l'Under 12, dove i bambini hanno avuto modo di confrontarsi, chiamiamo così, all'interno dei propri istituti con dei nostri educatori qualificati in tre discipline, che sono calcio 5, pallavolo, mini volley per la precisione e mini basket. Quindi domenica coinvolgeremo tutti i bambini che hanno vinto le varie fasi, ma anche coloro che sono rimasti fuori, perché per noi prima di tutto deve essere una festa per questi bambini, per questi istituti e per i loro genitori. E quindi costruiremo un villaggio, grazie anche a delle collaborazioni, un villaggio dello sport dove questi bambini giocheranno appunto a queste tre discipline e faranno anche altre iniziative di carattere artistico, divertente. Quindi avremo modo, ecco, di creare all'interno del palazzetto dello sport un paese di giochi dove loro potranno cimentarsi nuovamente in questi sport che hanno fatto durante l'anno e che faranno anche nel proseguo dell'anno scolastico. E poi chi sarà un po' più bravo, diciamo così, noi diciamo sempre chi è un po' più bravo, potrà partecipare alle fasi successive nazionali del CSI. I bambini verso le 15 presso appunto il palazzetto dello sport potranno venire, come dicevo prima, tutti coloro che hanno partecipato presso gli istituti di Bellocchi, Sant'Orso, Nuti, Fenile, potranno venire tutti questi bambini, ma anche i loro amici, perché per noi, come dicevo prima, è importante il divertirsi.